Lo scheletro di un adulto e quello di un bambino, abbracciati. Un abbraccio vecchio di secoli, che la storia non ha cancellato, risalente probabilmente al periodo medievale. È uno dei diversi reperti emersi negli ultimi giorni dai lavori in Piazza Costa, a Fano, dove gli archeologi della sovrintendenza continuano a scavare. Dal terreno sono affiorati anche i segni di un porticato seicentesco, mura dell'epoca romana, fosse granarie, un pozzo e tre tombe. Stavo guardando perché... Talmente è la curiosità di vedere tutti questi scavi e mi attrae, diciamo, non poco. Lei passa di qua e guarda questi reperti, che è un po' curioso, ovviamente sì. È normale. Sì. No? Anche perché a Fano ci sarà tante cose da vedere, ma comunque nascosto ancora. Lunedì abbiamo avuto la riunione con l'assessore e il sindaco perché ci volevano spostare, ma noi non abbiamo deciso di rimanere qui, però loro hanno detto che sembra che la sovrintendenza, cioè, cataloghi tutto e poi chiuda e continuano a fare il mercato, quindi speriamo, ma noi rimaniamo qui perché una piazza così non si può spezzare. Abbiamo avuto l'esperienza di Rimini, Riccione, Pesaro e altri mercati che li hanno spezzati e non hanno fatto più, perché se uno sta di qua, uno sta di là, capito? Fano è buono perché vedi c'è la frutta, c'è la verdura, c'è il pesce, ci siamo noi, allora diciamo è un magazzino o tipo Ocean o tipo all'aperto, diciamo, c'è tutto, qui non manca niente, capito? Voi volete restare qui, no? Sì, vogliamo restare qui. Perché comunque è importante continuare a lavorare in questo luogo, anche se emergono questi reperti. Certo, dobbiamo stare tutti uniti in questa piazza, come abbiamo fatto sempre.